Prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova, 1, 2, 3, prova. Che coincide la quarta edizione con responsabilità maggiori per Giovanni. Dunque un significativo riconoscimento alla città. L'iniziativa dalla regione Calabria alla provincia di Reggio Calabria alla ringraziamento a tutti coloro che si stanno adoperando per la buona riuscita, la sinergia tra istituzioni e volontari per rendere al meglio una manifestazione. A raccontare, a spiegare il significato e l'aspetto tecnico. Ringraziamenti dunque alla Polizia Municipale, alla Polizia Provinciale diretta, coordinata da Domenico Crupi, che proprio oggi è una coincidenza, ma ci associamo. Pensate, in Italia ieri è stato consegnato al vicepresidente. Dovranno percorrere a ritmo controllato, per essere più precisi, ritmo controllato che verrà dettato dalla moto che precede i 17 atleti. È un ritmo controllato rigorosamente e noi ci avvaliamo. È di 4,30 km, e cioè un pochino meno tecnici, l'andatura della moto che regolerà il ritmo dei momenti di recupero è di 12. Gli ultimi 300 metri di ciascun giro gli atleti li percorreranno. Gli atleti lo percorreranno al ritmo controllato. Dunque dal secondo al 14° giro. Insieme all'onorevole Alessandro Nicolò, onorevole, Motta San Giovanni, un paese della periferia, dell'immediata periferia reggina, questa sera protagonista con un trofeo che va a ricordare Francesco Verducci, che poi è anche il fratello di Giovanni Verducci. Comunque un momento di aggregazione sociale. È un momento importante per Motta, anche perché si celebra una manifestazione in memoria di Francesco Verducci, che qui è stato molto apprezzato per l'apporto dato nel versante dello sport. È stato un esempio di vita, è stato un esempio nello sport, e credo che questi modelli possano offrire soprattutto ai giovani un esempio di crescita in un contesto in cui io ritengo che le attività di promozione, ovvero quelle sportive e quelle culturali, non possono che aggregare. Ecco, poi lo sport è anche maestro di vita, ce lo siamo sempre detto, in questo caso veramente oltre che maestro anche esempio di vita, quindi la politica in questo senso è sempre comunque attenta. Ma la politica deve essere attenta a 360 gradi a tutti quei processi che contribuiscono alla crescita di un territorio, di un tessuto sociale. Noi pensiamo che lo sport aggreghi, che le attività di promozione del territorio possano contribuire allo sviluppo, uno sviluppo per il quale la Giunta regionale si sta adoperando. Lo sta facendo con la consapevolezza e con la sensibilità di poter dare un apporto qualificato rispetto ad un progetto politico che guarda con attenzione al turismo. Noi vogliamo sviluppare questo comparto, che riteniamo sia l'industria, la vera industria della Calabria, in particolare della provincia di Reggio Calabria, che rappresenta il volano nel centro del Mediterraneo. In questo contesto vogliamo fare sinergia con tutti i comuni, con tutti gli enti, quella sinergia che ci consente di poter aggregare, di poter progettare, ma credo che già la regione
sia sulla retta via. Bene, ringraziamo l'onorevole Alessandro Nicolò e siamo vicini a quella che sarà la partenza, grazie. Nell'elenco che fra poco leggeremo, gli atleti che stiamo poi... Interrompiamo il vicepresidente della provincia di Reggio Calabria, Giovanni Verducci, in questa che è una serata motticiana o mottese particolare. Il ricordo di un personaggio che poi è suo fratello, che comunque è stato un esempio di vita. Sì, adesso diciamo si interseca con quello che è lo sport, che è l'esempio lampante di quello che dovrebbe essere poi la vita sociale o comunque la vita di ognuno di noi. Beh, insomma, è una manifestazione che vuole ricordare sì un dirigente della FIDAL, ma vuole ricordare soprattutto un uomo di sport che a Motta ha fondato il GS Mottese, il gruppo sportivo mottese, che ha portato anche parecchi giovani alla ribalta nazionale. E quindi abbiamo voluto fare questo connubio anche tra lo sport, la solidarietà e anche la promozione del nostro territorio, per cui un'occasione per noi ghiotta di far rappresentare quello che è il nostro territorio in un modo diverso, in una maniera diversa rispetto a quello che invece, quando parlo di territorio ovviamente non mi limito solo a Motta San Giovanni ma alla provincia di Reggio e alla Calabria in generale, che molto spesso viene riportata sulle cronache non molto belle. Quindi questo è il momento invece, come in tanti altri che ci sono e che ci saranno in futuro, un modo per ricordare, per riportare il nostro territorio in maniera positiva, facendo un connubio tra sport e solidarietà, perché anche nella manifestazione di questa sera ci sono degli spaccati di solidarietà per ricordare anche il lavoro di un missionario a noi molto caro, il missionario padre Manuel Casillas, un comboniano che attraverso l'opera missionaria nel Sudafrica e attraverso anche le offerte che... Diciamo che questa sera le offerte sono importanti anche per quello. Certo, perché dicevo in questi anni abbiamo potuto contribuire alla costruzione dei pozzi di acqua potabile in Sudafrica, adesso ci stiamo impegnando per costruire un asilo e quindi nella missione del Mugungu, per cui anche queste attività forse sono ancora più belle per ricordare sì una persona a noi molto cara, ma anche per portare il nostro territorio in Sudafrica, per dire anche Motta San Giovanni è presente in queste attività di solidarietà che non sempre vengono fatte e magari non sempre si conosce quello che si fa. Noi abbiamo la fortuna di conoscere anche quello che si fa con i nostri contributi. Presidente, noi cogliamo l'occasione per sottolineare un fatto, cioè questi paesini dell'interno sono svantaggiati rispetto ai paesini della costa, nel senso che abbiamo visto per arrivare bisogna fare dei tornanti, poi comunque l'economia non consente di avere dei posti di lavoro diciamo all'interno dello stesso paese, quindi moltissimi paesi interni rischiano e stanno tendendo comunque a spopolarsi. In questo senso la politica cosa può fare? Beh, sono due gli impegni che la politica può fare, certamente quello di non promettere posti di lavoro e questo mi pare... Ma di crearle, ma questa è la filosofia. Contribuire invece a creare momenti di aggregazione che possono essere o comunque momenti di sviluppo per il territorio, perché attraverso lo sviluppo probabilmente, forse sicuramente, possono essere anche delle opportunità di lavoro. Altre cose invece, quella a cui accennava, del sistema viario della nostra provincia che purtroppo lascia un po' a desiderare. Noi tra l'altro in uno dei passaggi delle linee programmatiche del nostro Presidente, il Presidente Raffa, questo problema è attenzionato in maniera forte. Per quanto riguarda la nostra realtà invece contiamo e pensiamo che già dal prossimo mese di settembre qualcosa può iniziare a muoversi con un appalto di circa 400.000 euro che contribuirà certo a non risolvere i problemi ma meglio a mettere mano a un sistema di sicurezza della nostra viabilità provinciale, certamente sì. Bene, per il momento è tutto, grazie a Giovanni Verducci. Grazie vicepresidente Matteo Sanino. E di giovanissima nomina immagino, perché il consiglio provinciale è stato rinnovato da due mesi e qualche giorno. E ci dice Domenico Crupi, presidente del comandante della provincia. Della polizia provinciale, negli ultimi tre giri noi chiameremo al vicepresidente del consiglio di Roma e Napoli. Hai fatto una cosa bellissima, presidente. Questo lo faremo
intorno a Luca Smanzi. Il presidente del consiglio della provincia di Reggio Calabria con tutta la famiglia, Antonio Eroi e famiglia, in questa che è una serata tipicamente mottese, quindi la provincia che in effetti si muove nella provincia, in questo caso a Motta San Giovanni, per un trofeo che giunge alla quarta edizione. Bella manifestazione in ricordo di Francesco Verducci, che è il fratello del vicepresidente, che ormai non c'è più, una manifestazione molto qualificata per la presenza di atleti anche a livello internazionale, a livello mondiale. È una cosa molto bella essere qui con la famiglia, c'è un bel venticello, si sta bene obiettivamente, Motta è molto accogliente. Io mi auguro che questa manifestazione possa dare lustro alla nostra provincia, ma soprattutto che possa diventare una manifestazione internazionale, nel senso che potremo avere dei mezzofondisti, come dicevano gli esperti, di rilevanza nazionale e internazionale. Anche questa sera comunque ci sono Kip Tanui, altri, cioè ci sono comunque personaggi che hanno vinto anche Olimpiadi. Sì, io non ne capisco granché e mi appassiona questo sport, conosco tantissimi dirigenti alla FIDAL con i quali mi interfaccio, però preferisco lo scopone scientifico, è uno sport che mi aggrada e lo pratico senza traumi, invece questo insomma è... Mi hanno spiegato che è molto complicato, sugli 800 metri ci sarà un pezzo di percorso in salita e 400 metri di sprint. Quindi sono qui per vedere, per capire e per magari appassionarmi, non si sa mai, da 3-4 anni anche io possa fare questo tipo di gara. Beh, a parte queste battute che fanno comunque piacere, però noi vogliamo sottolineare comunque l'interesse della provincia, al di là del fatto che il vicepresidente in questo caso coincida con il fratello della persona ricordata, però la provincia è partita in questi pochi mesi di attività amministrativa con una forte attenzione a quello che in effetti è la provincia di Reggio Calabria. Allora noi cerchiamo di invertire quella che è stata la tendenza, la provincia era chiusa in se stessa, non comunicava, non si apriva all'esterno. Noi cerchiamo di partecipare a tutte quelle che sono le manifestazioni, ma anche a stare vicino ai cittadini per recepire quelle che sono le istanze. Siamo stati vicino ai lavoratori del porto di Gioia Tauro, delle linee taurienzi, abbiamo fatto sì che non ci sia lo sciopero all'aeroporto, quindi alla Sogas, giovedì avremo un consiglio per ricapitalizzare la Sogas, quindi siamo molto attenti a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Io ritengo che la provincia, quale ente intermedio, deve stare accanto ai sindaci, alle associazioni e alla gente, e noi cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. Bene, ringraziamo il Presidente del Consiglio della provincia di Reggio Calabria che ha voluto sottolineare la sua presenza venendo con tutta la sua famiglia. Grazie Presidente. Un bacio grande, un bacio anche a tua moglie che stasera non c'è e un bacio a Melito Online. Grazie. Ormai mi dà visibilità a livello internazionale, su internet, dappertutto. Bene, grazie anche, noi ringraziamo anche il Presidente. Grazie Presidente. Donato dai dipendenti comunali di Motta San Giovanni, in ricordo del loro collega. La Polizia Provinciale, Forza dell'Ordine Principe in questa manifestazione di Motta San Giovanni. Sì, ormai è un trofeo Francesco Verducci che stiamo seguendo noi da 4 anni. È stato istituzionalizzato il servizio di vigilanza e di ordine e sicurezza durante tutto il percorso ed è un servizio che ce ne occupiamo direttamente noi, ormai è entrato nel calendario internazionale. Quindi per noi è un motivo di prestigio e di orgoglio e ringraziamo l'organizzazione nazionale, insomma, che ha scelto in noi la Forza di Polizia che deve seguire questo evento e questa manifestazione. Ecco, ieri sera ha vinto un premio importante, è stato sottolineato qua anche in maniera ufficiale il Pericle d'Oro 2011. Ecco, ieri sera la sensazione era una. Oggi com'è la sensazione? Ma guardi, a mente fredda mi sono reso conto effettivamente che è un evento veramente importante, è un riconoscimento fantastico, è un riconoscimento che, come ho già evidenziato ieri quando mi è stato consegnato il premio, è un riconoscimento che va a una squadra veramente, veramente capace, una squadra brillante che mi segue in tutte le attività e quindi è il riconoscimento di un lavoro di squadra, è il riconoscimento di
di un impegno quotidiano giornaliero che tutti gli uomini e le donne svolgono costantemente e con passione sul territorio e che ricevono la simpatia appunto della popolazione. Ecco comandante, i paesi come Motta San Giovanni, paesi interni, necessitano secondo noi di un'attenzione particolare, non solo di controllo e repressione, ma anche di aiuto. Ma guardi, il nostro compito principale non è quello di reprimere, il nostro compito principale è quello appunto di aiutare, di assistere le persone, le popolazioni che ne hanno necessità. Questo è l'obiettivo della Polizia Provinciale. Noi cerchiamo di svolgere sul territorio appunto cerchiamo di portare avanti un concetto di educazione, educazione soprattutto in materia di ambiente, di territorio, di salvaguardia della natura, della fauna e di tutto quello che ci circonda. Questo è il nostro obiettivo. Ovviamente la fase repressiva è necessaria ogni qualvolta si commettono degli illeciti. Grazie. E quando fra qualche minuto vi presenteremo atleti di livello mondiale, di alcuni di loro vi racconteremo la storia e vedremo subito che è un mondo dove i media si interessano di atletica leggera in modo sparuto, casuale, si interessano a sport che indietro spesso non c'è completa trasparenza. Ebbene, la storia di tanti atleti che tra poco presenteremo qui, ma molti di loro effettuano un lavoro professionale e piano che li presenteremo. Il trofeo Verducci che partirà alle ore 21 in punto, alle 20:30 inizieremo la presentazione. Allora sono 12 chilometri, ma non conta tanto la distanza, perché la formula dell'americana non conta la distanza o i chilometri percorsi, conta la tattica, conta l'attenzione. Ci sono degli specialisti dell'americana che magari non sono atleti di primissimo piano, perché l'americana si gioca tutta sull'intelligenza e su come si corrono le prime frazioni, i primi giri. Spieghiamo ancora il meccanismo. Sono in totale 15 giri, ogni giro misura 800 metri, ogni giro è stato diviso in due parti, la prima parte di 500 metri gli atleti la dovranno percorrere a ritmo controllato, alla media oraria di 12 km orari, che per molti di noi sono quasi impossibili, perché andare a 12 km orari significa avere un ritmo di percorrere un chilometro, 1000 metri in 4 minuti e 40 secondi, che non è cosa facilissima per ciascuno di noi, ma per loro è proprio quasi camminare. I secondi, gli ultimi 300 metri di ciascun giro li potranno percorrere come vogliono, anzi li dovranno percorrere al massimo. Perché? Perché ad ogni giro l'ultimo che transiterà sotto l'arco verrà eliminato, e così via dal secondo al quattordicesimo giro, perché il primo giro tutti lo dovranno percorrere a ritmo controllato, e cioè a 4,40 km, non ci sarà eliminazione. È una sorta di passerella per far conoscere a tutti i 17 campioni. L'ultimo giro, quello definitivo, che se ci facciamo i conti, se la matematica non è un'opinione, non la è, dal secondo giro al quattordicesimo giro viene eliminato un concorrente, i concorrenti sono 17 e ne rimangono 4. E l'ultimo giro, il quindicesimo, vedrà la sfida degli ultimi 4, e così avremo il vincitore del trofeo Verducci 2011, la quarta edizione. Ancora 17 campioni, cioè campioni che vengono dal Senegal, dal Kenya, dal Marocco, con un po' di musica, il gruppo folkloristico di 2025 e la presentazione dei magnifici 17 che animeranno. Almeno qualcosa cominciamo.
è un po' da cerca che non ci avevo avuto. Fondando il gruppo Medaglia d'Oro nel 2007 e 2000 indoor di Birmingham, Medaglia d'Oro ai campionati europei, che ha dato all'Italia tanti tanti successi. Venerdì 10 giugno un tragico incidente stradale nella sua Puglia l'ha tolto ai suoi due bambini, alla sua famiglia e all'Atletica Azzurra, e noi lo vogliamo ricordare che proprio un anno fa Cosimo Magliandro era alla partenza insieme a molti degli atleti che oggi rivedremo e ammireremo. Lo faremo tutti insieme. Andiamo ora alla presentazione dei 17 atleti, che dovete riconoscere voi. Meno forte, ma simpaticamente lo facciamo perché si vuole definire e si definisce il ferroviere volante. Non lo troverete nella controlleria di Trenitalia perché è operaio di Trenitalia, ha un passato di 2 ore e 40 nella distanza di maratona, dunque per un master una buona distanza, per Violetta Clemme, Francesco Monti, eccolo qui. E poi altro atleta volante dai ferrovieri ai vigili del fuoco, ha un personale di 31,53 nei 10.000, nella mezza 1 ora 9,40, dunque un discreto atleta per chi non conosce i numeri, ma lo assicuriamo, Francesco Cuzzocrea, è il vigile del fuoco volante. E ancora, giovanissimo, appena 23 anni, atleta siciliano, si presenta con un personale del 5.000 di 14.34, nei 3.000 di 8.27, quando era cadetto è stato campione italiano di corsa campestre, ha partecipato da junior al campionato europeo di corsa campestre, dunque non scherziamo, ed è Giorgio Scialappa che gareggia per la APP Pagheria. Primo europeo dei 40.000 classificati alla maratona di New York del 7 novembre 2010, 20° assoluto su 40.000 a New York, 45° a Boston nell'aprile scorso, parliamo sempre di maratona, di cui ha un personale di 2 ore 19 e 25, nei 10.000 31 e 24 per il Violetta Club, Filippo Lo Piccolo. E ora, per la gioia del presidente Ignazio Vita e per la gioia della Calabria, perché davvero siamo tutti con tanta un po' di ansia, un po' di speranza, affinché il giovanissimo ragazzo della Icaro di Reggio Calabria possa far bene nei prossimi anni. Ha un personale, nei 5.000 di 14.50, risultato ottenuto a Bressanone lo scorso 18 giugno, campionati italiani promesse, ma è un atleta un po' polivalente, ma anche negli 800 e nei 1500. Vedremo oggi come si comporterà lui, che è all'esordio, che è giovanissimo, nella specialità della americana, per la Icaro di Reggio Calabria, con il tifo di tutta la regione, Consolato Costantino. Lasciamo per il momento l'Italia e vive in Sicilia, 29 netti sui 10.000,
ha vinto la mezza di Palermo sia nel 2010 che nel 2011 per il Marocco Ahmad Bibi. Ritorniamo in Italia e qui è la storia dell'Atletica Azzurra di qualche anno fa. 5 volte ha vestito la maglia azzurra, 2 titoli italiani nei 3000 e nel 3007. Non è più giovanissimo, però ha un passato e una carriera entusiasmante. 3,38, 74 nei 1005. Per la Sicora Cagliari, il grande campione della forestale di una volta, Ferdinando Vicari. E ora attenzione, perché fra qualche anno ne sentiremo davvero parlare. Anche lui è giovanissimo, ha appena 23 anni, attenzione, ha appena 23 anni e sembra leggere un profilo di atleta di lungo corso. 3 titoli, la sua specialità sono gli 800 e i 1500. 3 titoli universitari, sia il campione italiano universitario, sia nei 1500 che negli 800. 5 volte campione italiano, quando era allievo, quando era junior e quando era nella categoria promessa, siamo per la società, negli 800 e nei 1500. Ha partecipato negli 800 ai mondiali della categoria allievi, terzo quest'anno, attenzione, ai campionati assoluti di Torino lo scorso 25 giugno del 1500, è esordiente in questa specialità, 3,43 la sua migliore prestazione del 1500, 1,48,30 degli 800. Attenzione, è all'esordio Giovanni Bellino, gareggia per i colori della Firenze Marathon, tra qualche mese entrerà nella prestigiosa compagine delle Fiamme Gialle. Con il numero 9, contrariamente a Giovanni Bellino, è uno specialista di un americano. Stessa specialità, 1500-800 di Bellino. Lo abbiamo conosciuto l'anno passato qui all'Americana Motta San Giovanni, ha ottenuto lo scorso 10 giugno a Torino nel Grand Prix titolato a Nebbiolo una splendida prestazione nel 1500, 3,42,79, campione italiano 2010 nei 1500. Quest'anno è arrivato dietro Bellino in quinta posizione, fu ottavo al Trofeo Verducci 2010 qui a Motta San Giovanni, signori, Giglio Iannone, esercito! E qui ci sono davvero dei grandissimi nomi. Quinto alla maratona di Firenze e sesto a Fiera di Venezia nel 2010, si presenta con un accredito di 28 e 23 nei 10.000, specialista della corsa in montagna, in maratona 2 ore 13 e 20, ha appena 30 anni e candidato sempre alla seconda posizione. L'abbiamo ammirato per 3 anni consecutivi in una corsa di montagna, questa è una curiosità, in provincia di Brescia, ha sempre guidato la mezza maratona di Vestone, poi nell'ultimo chilometro è sempre arrivato, sempre seduto, è arrivato sempre secondo per 3 anni di seguito. E Nicodemus Pivotte, Kenya! Torniamo in Kenya, è nato nel 1987, ma qui sappiamo 13,44 nel 5.000, 28,38 nel 10.000, ancora Kenya, la gareggia per la potenza di Cena, con in pace Ciprono! E ora
attenzione, rimaniamo in Africa, andiamo in Senegal. Allora, scusa. In Senegal, attenzione, perché nei 447-20 e gli 801-45-8 sono tempi mondiali del mezzo mondo. Ha partecipato ai campionati mondiali di Berlino nel 2009, alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, pensate che atleti di altissimo livello. Per il Senegal, ma risiede da tanti anni in Trentino, Wagner Abdoulaye, Senegal, specialista olimpico degli 800 metri e dei 400 metri. Andiamo ora in Marocco, un atleta che potrebbe dire la sua, nella mezza un'ora 3 e 4, nel 10.029.04, 13.57 al meeting di Ponzano nel 2011, ha vinto la Stradugenta, ha vinto i 10 km di Eboli, recentemente, una settimana fa, a Santa Caterina dello Ionio terzo alla Corri Insieme, ha vinto la mezza di Genova, ha vinto la mezza del Salento. Per il Marocco, per il Rocco Scodellaro di Matera, Zaid Issam. E ora la storia, attenzione, era il 2004, attenzione a questa, per ricongiungimento familiare lascia il Senegal e viene in Italia per essere insieme ai suoi genitori, papà e operaio in una fabbrica del nord, era il 2004, viene come tanti ragazzi regolarmente per il ricongiungimento familiare, è nato nel 1980. Che cosa accade? Che questa atleta non conosceva nulla di sport. Dopo entra, fa l'operaio anche lui in una fabbrica del nord, nel 2007, dopo aver fatto amicizia con dei suoi coetanei, ci danno appuntamento per fare una solita partita di calcio, come tanti ragazzi fanno, lui è appassionato di calcio. Va allo stadio del Prosesto, provincia di Milano, questi amici sono in Tantatari, lui non sa cosa fare perché non vede nessun degli amici con cui aveva preso l'appuntamento, però che cosa nota? Nota un gruppo di amatori master che si stavano allenando nella pista di atletica della Prosesto e dice: ma voglio, posso venire con voi? Come no? Lui non aveva mai corso, li mette tutti in riga e gli dicono: ma perché non fai atletica? Lui dice: come si fa? Vieni da noi alla Prosesto e ti facciamo conoscere il professor Rombelli, che è uno dei più grandi tecnici italiani. E così Seckmoor, che pensate, la professione di un campione, perché attenzione, ieri ha realizzato in terra sarda, in Sardegna, al meeting terra sarda 1.47, ma vanta 1.45 negli 800 metri Lignano San Vidoro 2010, nei 1500 3.40 l'anno passato, sempre a Lignano, quest'anno sempre a Lignano 1.46, la sua professione, quella di campione, no, lo potete incontrare in Piazza del Duomo sotto i loggiati a Milano e fa il barista, i caffè migliori ce li fa Seckmoor, 1.45, pensate che l'Italia sarebbe, e lui con il sorriso stampato nel sorriso ci ha dato una bella lezione con il numero 3. Rimaniamo in Kenya, è il più giovane della compagnia anche di Costantino,
è il più giovane della compagnia, non lo conoscevamo fino ad una settimana fa. Che cosa è accaduto? Il nostro amico Mimmo Carone, di cui parlava Ignazio Vita, organizzatore della Corre Insieme a Santa Caterina dello Ionio, dice: ma perché non viene a correre a Santa Caterina dello Ionio? Sconosciuto, appena giunto da Atenea, è nato nel 1991, lui si presenta alla Corre Insieme, sbaraglia tutti e vince 10 km della Corre Insieme il 29 e 26. Un gioco per lui, e oggi sarà davvero difficile, secondo noi, batterlo. Con il numero, con il suo numero, salutiamo il keniano Julius Rono. Rimaniamo in Kenya. La ricordate la prima edizione, quella del 1 agosto 2008? Bene, è voluto tornare, lui la vinse e poi dopo qualche giorno vinse un'altra americana, quella di Orcella, sempre più cara. Ha vinto tante, tantissime gare sui 10 km in Italia, nei 3008 e 14, nei 5013 e 29 per il Kenya. Il vincitore del 2008 qui a Motta San Giovanni è tornato, Edward Tugit Kanui. E ora l'anno passato ha entusiasmato Motta San Giovanni con un finale da sogno. Il campione italiano 2010-2011 dei 3000 siepi. Proprio quest'anno ha realizzato la sua migliore prestazione, 8.28.64 nei 3000 siepi. Secondo l'anno scorso, 5 volte campione italiano nella specialità dei 3000 siepi. Ha vinto l'americana Roccella nel 2009, ha vestito, pensate, 10 volte la maglia azzurra, è l'atleta di punta italiano nei 3000 siepi, che per pochissimo non era pronto per partire alla volta della Corea del Sud per i prossimi campionati mondiali a rappresentare l'Italia, e lo meritava. Signore, signori, abbiamo l'onore per l'Italia e per le Fiamme Gialle di avere con noi ancora una volta il campione del 3000 siepi, Yuri Floriani. Che bellissimo. Allora, amici, come già rammentato, la partenza della gara, ripetiamo ancora, primo fondo e poi la signora Caterina Piova, la signora Verducci. Vogliamo ricordare tutti insieme, Cosimo Mariandro, il campione europeo di 3000, Vitor 2006 a Pirna, l'atleta che ha dato un nome giovanissimo all'atletica azzurra, atleta di punta, compagno di squadra di Yuri Floriani, compagno di squadra di tanti campioni, presidente della portatoria, la portatoria soprattutto la sua famiglia e i suoi bambini, per il vinto e ci giunta. Il mondo di accoglimento di Caracco lo fa per il giudice stato. Francesco Verducci, tutto è pronto.
primo giro di commissione con la moto guidata da Gian Paolo di Andrea. Ritmo controllato 4,40 km, 12 km. Cadenzato, cioè alla fine un buon lavoro. E poi che gira saranno tutti alla carriera per eliminare. Questo accadrà dal secondo a quello che è il primo giro. Tutti quattro chilometri del quindicesimo giro a raccontare. Eccoci, attenzione, dovremmo esserci. Attenzione, la prima volata, vediamo se. Attenzione, ecco là, gruppo compa. Allora, vorremmo capire. Allora, è uscito Fuzzo Crea, sono 13 che stabiliscono, è uscito Fuzzo Crea, ecco, avete visto il Monti, caro Mimmo Carone, non è andato come delle previsioni, il Trenitalia si è inquietata e ha fatto in modo di aver dato una spinta a Monti in modo che rimanesse in gara. E il Trenitalia, il ferroviere volante ha avuto anche la loro presenza e tra l'altro schiera fra di loro Giulio Tetto, componente della Commissione Nazionale Italiana, dopo 12 gara, e vogliamo ringraziarlo per una grande professionalità, quella di Giulio Tetto a livello nazionale, insieme ai suoi colleghi del gruppo giudici gara della Federazione. Il verdetto dei giudici, essendo una gara nazionale, è assolutamente, non è assolutamente discutibile, si può fare un reclamo, dovremo vedere, non è assolutamente ammesso. E dunque Fuzzo Crea purtroppo ha lasciato e sono rimasti in 16, stanno percorrendo il terzo giro e attenzione. Allora vediamo che cosa accade, c'è Nino Tallei insieme al giudice della fila che precede il gruppo. Guardate Zaid come ha capito la lezione, Zaid stava per essere eliminato, ed ecco tutto si è a posto. E bravo Monti, ferroviere volante, vieni qui, ferroviere volante. Avevamo pronosticato che Monti avrebbe percorso oltre il giro di ricognizione, anche solo il secondo giro, invece ne ha percorsi tre. Complimenti, avevamo malignato dicendo
che Trenitalia sarebbe stata la prima ad essere eliminata. Non ci vogliamo confondere con l'azienda, ma è più simpatica da tutti. Allora, se è resistito, e Zaire se ne stava andando, è specialista, bellissimo, per un amatore dica che è specialista, è grandiosa la cosa, è affascinante, vero l'americano? Careggi per il Violetta, perché la squadra numero uno, possiamo dire, della giornata. Complimenti a Monti, infermiere volante, che oggi si è tolto una bella soddisfazione, partendo in luce del gioco. Grazie, allora tutto perché è il quarto passaggio, liberiamo la sedia stradale. Ed ecco il mitico Pino Callea, guardate che neanche lo tirano, vediamo che cosa dice. Ferdinando Vicari, il suo passato di atleta azzurro, il suo passato di specialista nei 3000 metri, ha voluto essere comandante di scala della Porta San Giovanni, ora gareggia per la Cicola di Cagliari, un lungo passato per la nazionale azzurra, più giovanissimo, ma ripetiamo con un passato davvero di grande prestigio. Tanto salutiamo anche il presidente, forse mi ricordo anche il colore della festale, ma attenzione al quinto giro. Ragazzo marocchino che vive a Palermo e a Palermo davvero alla grande, vince tante corse su strada. Guardate come i keniani sono sempre in testa e come il marocchino Zaid stava per accadere l'incredibile al secondo giro, cioè uno dei favoriti, Zaid Issam, amici a Motta San Giovanni. Guardate, vediamo, e c'è loro, sono tutti loro. E questa volta la via il primo europeo. Filippo la piccola, grazie. Sei fermato quello là. Davvero Filippo, atleta siciliano che gareggia per giovetta. Pensate, attenzione, si è fermato. Anche a Pedalli. Allora il prossimo tiro non è ad eliminazione perché ci sono un piccolo piccolo Bravellino, che bellino, allora attenzione, è accaduto, va detto che per due giri non c'è eliminazione, per due giri non c'è eliminazione perché ha lasciato Pellino, che non sento quello che c'è il Pellino, Giovanni Pellino.
altri 7 devono fare. Quindi anche un sabotaggio con le dita loro le donne per infatti quest'anno abbiamo dobbiamo assolutamente favorire la ricompattazione approfittando proprio il questi due ritiri, non vedremo quelli che sono rimasti in casa. Con Edoardo Pivotti, sette giri, Rolo, Bonifacio e Chibrono. Che sono sei giri, cinque fanno, escono sei persone. Gli uni vogliono lasciare nella prima parte, ma sono atleti mezzofondisti e dunque non amano molto gli strappi. Ecco, il gruppo si è tutto ricompattato, non c'è volata, il gruppo si è posto in Kenya, è un gran completo contro il senegalese, ci sono tre italiani, gli altri due dell'ultimo giro furono Eric Chirchir, Kenya, e poi il ruandese Eric Sebaïa. Vediamo come andrà a finire questa ora a sei giri, dopo che avranno ecco gli italiani, cervolata. Allora Pivot lo lascio, Pivot non è la gara sua, Pivot è un maratoneta, Pivot è un atleta specialista delle corse in montagna. Pivot è uno dei migliori keniani, ripeto, ma è di livello per le lunghe distanze, non è abituato a cambi ritmi. Quindi facciamo il punto della situazione insieme. Sono rimasti in gara 9 atleti, vogliamo ricordare il giovanissimo Yunus Rolo e poi il vincitore delle nazioni delle 8, Edward Tu, c'è ancora l'altro che viene. Il nome c'è lo studio consolato e poi c'è il salva. Allora, attenzione, quando mancheranno 5 giri, 4 chilometri, guardate che gli anni hanno capito la lezione, l'hanno capita la lezione che gli anni, deve essere accaduto qualcosa di particolare. Forza Consolato! Giglio Iannone, nella sua gara, Giglio Iannone un po' richiede quello che accadde l'anno passato, qualche modo. Giglio Iannone, campione italiano nel 2010, nel 2005, specialista di una medaglia americana. Vedete però, se capita la giornata non buona, è arrivato terzo al campionato italiano a Torino 2011, nel 1500 metri, Giro Iannone, e torna a giro per la volata! E come è possibile? Dobbiamo davvero fare tifo per i colori azzurri, vediamo se i keniani che cosa combinano, perché poi i keniani guardano e allora hanno detto qua non si scherza. Thank you.
14.50 a Bressanone, 18 giugno, ma alcune altre caratteristiche, è nato nell'89, è una promessa, chissà. Ai diritti, ai criteri, chi sono? C'erano Felice Scotto e Lucia Cattuba, non ci sono questa sera. Allora, dov'è? Felice Fulco da musicare nella fila, mancano due, buoni fatti di buono, Kenya, perché lui è Senegal, gli unicorniani Italia e Giorgio Calabria Italia. Sono questi i sei atleti che reclamano, perché ci vogliamo costare questa penultima eliminazione. Questa penultima eliminazione, due italiani, tre keniani, guardate qua, e poi... Seguur Fogliani e bravo Sarappa, bravissimo, altro atleta giovanissimo dell'88, altro esempio di atleta che fa sperare con gli azzurri e la prima siciliana. Allora Felice, io voglio che mi serve una cosa. Io che lo allenano, quando li vedremo è l'ultimo, andrà via e poi ci sarà il gran finale, è tutto facile fare le previsioni, speriamo sui giorni, l'ultimo giro per conquistare il trofeo Francesco Verducci. Nell'ordine è andato via Bonifacio e Pitrone, li vado subito ai nostri amici, ci dovremo ricordare, attenzione, prepariamoci al gran finale, al trono, chissà che cosa accadrà se lui Boniani, ma è stato bravo lo stesso, lui campione di 3.000 siepi, l'atleta che l'anno passato l'abbiamo applaudito in seconda posizione, oggi ci ha dato un esempio di sofferenza, ma di molta attenzione e di grande capacità tecnica. Yuri Floriani, campione italiano del 2007, del Chiamo Giallo, e poi Edward Tu, uno dei keniani più forti residenti in Italia, vincitore della prima edizione del Chiamo negli ultimi 300 metri, lui che è un siepista ma che era in ottime condizioni, la tua forza, non ci credevamo Yuri, ti avevamo visto in difficoltà, ti avevamo visto che facevi un recupero con sofferenza, pensavamo che già fosse stato un grande successo di essere fra i quattro finalisti. Che cosa è accaduto? Raccontacelo negli ultimi 300 metri, chi ti ha dato la forza e a chi dedichi questo tuo grande successo. È come un titolo italiano per noi qui a Motta San Giovanni. Stai in una forma splendida, dovevi essere in Corea fra qualche giorno per rappresentare l'Italia nei 3.000 siepi, poi lasciamo perdere. Allora, hai stampato sulla tua prestigiosa maglia delle Fiamme Gialle
un ricordo. Sì, io innanzitutto non è stata solo l'ultima volata che mi ha fatto pensare a lui, ma è stata tutta la gara. Io dedico con tutto il cuore, infatti porto la spilla qua con me al mio, con mio grande amico, mio grande compagno che è mancato poco tempo fa. L'anno scorso la penultima volata l'ho fatta con lui sorridendo, perché lui era un fenomeno là, più forte di me, più forte di tanti altri atleti italiani, e quindi non è vero che ero stanco nei recuperi, cercavo di tenere energie per l'ultima volata, che alla fine è quello che conta. E la tattica allora contava? La tattica sì, anche se oggi sono stati molto molto più tattici anche i miei amici keniani, quando hanno visto che non si faceva la volata con fatta più tranquilla. Insomma, quest'anno posso dire che l'ho vinta la grande. Iuri, possiamo chiederti una cosa? Perché hanno... sei stato davvero tanto forte o loro hanno avuto paura a un certo momento? No, io non penso che loro abbiano paura. Solamente che in Italia, in Calabria, nel nostro paese, è bello di tanto dare la soddisfazione alla gente. Iuri Boiani, Gloria Turri! Infatti prima della gara tutta la gente mi diceva ma vincono sempre loro, arrivano sempre i primi loro. E io ho certe persone che sicuramente saranno poi, vedrei che avete la sorpresa. Allora, Giovanni Verducci, Ciccio, che cosa dice dall'alto? Certamente sarà contento, perché insomma, la prima volta che vince un italiano ha vinto Floriani meritatamente, credo che sia una grande soddisfazione per tutti. Poi vincere così come ha vinto, dimostrando di essere veramente più forte non solo per la tecnica della gara, ma anche aver mantenuto la lucidità fino all'ultimo e lo sprint che ha fatto, senza dubbio sarà contentissimo pure lui, e noi siamo contenti davvero per Floriani, ma anche perché ricorda Mimmo per sempre, che era uno dei atleti che ha giocato con noi, che fa quella gara e l'ha fatta veramente col cuore anche lui. Giovanni Verducci, ma il pubblico di Motta San Giovanni, io ho avuto la fortuna di vederlo agli ultimi 100 metri, forse ci ha dato già il segnale prima che vedessimo Iuri Boiani che forse l'Italia ce l'aveva fatta. Beh, quando abbiamo visto i primi gli applausi, insomma, nell'ultima curva è chiaro che c'era Boiani primo, e è chiaro che era un italiano, ma noi siamo contenti anche e soprattutto perché ha vinto lui, ma soprattutto per la partecipazione degli atleti keniani, di tutti gli atleti che ci hanno onorato della loro presenza, per cui la vittoria di Floriani ci riempie ancora di più di gioia. Grazie davvero, complimenti. Volevo farlo anche al Presidente del Comitato Regionale della FIDA, all'Ignazio Vita, a tutta la FIDA al Calabria, perché ha avuto ragione, di credere in questo tipo di manifestazioni. Allora 4 minuti di pausa con un po' di musica e poi ci gusteremo in questa tiepida serata di Motta San Giovanni, tutta la cerimonia di premiazione. E cara ragazzi, vogliamo ricordare domani, ne parleranno a fondo nei prossimi giorni, i quotidiani La Gazzetta del Sud, Calabria Ora e Quotidiano di Calabria, e poi le varie emittenti televisive, RTV, Telereggio, Veneto online, e poi ricordo il primo venerdì di ottobre, il 7 di ottobre, in diretta alle ore 21 sulle code Sky 905, un ampio servizio sull'impresa di Iuri Boiani, il ricordo di Ciccio Verducci, dedicata quest'anno al compianto campione azzurro, prossimo Cagliato. Giovanni, nelle 4 edizioni disputate, davanti a Edward Tu Kenya, che fu primo nel 2008, terzo Sekmore Senegal. I gruppi di colonna, le opere dei missionari comboniani in Africa di padre Manuel Casillas. Ricordiamo che... Thank you.
Mimmo Caroli. E prova si trova. Ai lavori pubblici del comune di Motta San Giovanni Rocco Campale, Campolo, e poi Armando Astolfi, vicepresidente della Proloco, il presidente della FIDAL regionale Ignazio Vita, il presidente del comitato organizzatore Domenico Ambrogio, Giulio Tetto, prestigioso componente della Commissione Nazionale del Gruppo Giudici Gara della FIDAL nazionale, il presidente del comitato provinciale della FIDAL, Giorgio Calabria, Luigi Cangemi, il direttore di corsa Carmelo Ambrogio, il parroco Don Severino, Francesco Genovese, associazione dei minatori mottesi. Immagino che abbiamo tutti gli atleti, siamo disponibili, noi chiediamo conferma a Mimmo Carone che tutti gli atleti sono nei pressi, ma amici vogliamo iniziare questa serata particolare, ricordo di Ciccio Bertucci, con una premiazione che davvero vale tanto. Nel depliante illustrativo e di promozione della quarta edizione del trofeo titolato a Ciccio Bertucci, in una delle pagine c'è la storia che si arricchisce sempre di più di una cittadina mottese che davvero sta onorando nello sport la città di Motta San Giovanni. Recentissima campionessa italiana dei 50 metri stile libero in vasca lunga, dopo il loro e il record ai campionati invernali, Roberta si conferma la più forte della sua categoria anche ai campionati italiani estivi, fermando il cronometro a 40:24, tempo che vale il record italiano assoluto. Ma amici, Roberta Cogliandro ci sta raggiungendo, è reduce da una mattinata ugualmente entusiasmante per lei e dedicata alla solidarietà. Però prima di raccontarvi dov'era questa mattina e per quale motivo ha realizzato questa ulteriore grande impresa, a me ha colpito una frase della sua dichiarazione che potrete leggere nel Depliane. Lei dà un messaggio ai giovani, lei è giovanissima, non dare niente per scontato, scrive Roberta, ogni cosa, anche la più piccola che appare insignificante, come una semplice stretta di mano, che può sembrare insignificante, ha un valore inestimabile. Questa è la frase più bella e che sintetizza la tua passione, la tua forza e il messaggio dei giovani. Questa mattina ha effettuato la traversata della solidarietà a nuoto dello stretto di Messina insieme alla FIDAS per promuovere la raccolta di sangue. Roberta, provieni da una mattinata meravigliosa, hai ottenuto dei grandi risultati, ma mi permetti personalmente di dire che queste frasi me le porterò sempre con me, perché cercheremo di farle leggere a tanti ragazzi.
La vita a volte è bizzarra, il mare e l'acqua mi hanno tolto tanto, ma grazie allo sport e all'acqua ricomincio a vivere. È per questo che mi sento di dire a chi soffre di avvicinarsi allo sport, perché grazie allo sport e alla famiglia, ai veri amici che ti sono sempre vicini coraggiosamente durante tutto questo percorso delicatissimo, si ritorna alla vita e non dare niente per scontato, perché la semplice mano, la semplice mano ha un valore inestimabile. Roberta Cogliandro, con i complimenti di tutta la città di Monte San Giovanni. Emozionatissima come sempre, sono contentissima di essere qui quest'anno di nuovo per il secondo anno consecutivo a ricevere questo premio e niente, sono molto contenta. Oggi? E oggi è andata bene. Nonostante che le correnti non davano, c'era mare mosso. Sì, sì, il mare era molto mosso, sì, infatti abbiamo cominciato prestissimo, però è stato molto divertente. È stato meno difficile di quanto pensassi, sinceramente. Il prossimo anno sicuramente ci riproverò. E il prossimo anno che cosa ci regali? Campionessa italiana di 50 metri stile libero in vasca lunga, record italiano assoluto 40 e 24, come ti presenti il prossimo anno? Il prossimo anno ci saranno le qualificazioni per le Paralimpiadi, però è ancora il sogno. Londra 2012? Magari. Roberta Cogliandro, con tutti i complimenti. E allora Don Severino, ci piace leggere Don Severino una frase che abbiamo creato, il comitato diretto da Domenico Ambrogio vuole consegnare, lo fa Don Severino e Domenico Ambrogio, una bellissima frase, ascoltate. È un po' una risposta alle splendide parole che ci ha scritto Roberta Cogliandro nel dépliant. Non serve strappare le pagine della vita. Bah, questa è stupenda. Basta saper voltare pagina e ricominciare. Se noi lo applicassimo quotidianamente, forse tanti i nostri problemi. Vogliamo ancora... Non serve strappare le pagine della vita, basta saper voltare pagina e ricominciare, come ha fatto Roberta Cogliandro. Complimenti da Don Severino, da Domenico Ambrogio, da tutto il comitato organizzatore del trofeo di Verducci qui a Monte San Giovanni. Grazie Roberta, grazie davvero da tutta la città di Monte San Giovanni. E ora immaginiamo che tutti gli atleti siano a posto, crediamo, ma prima di iniziare la cerimonia di premiazione Giovanni Verducci, è stata un'edizione meravigliosa, ogni anno sempre di più, io so che hai in mente qualche altra cosa per il 2000, Dio piacendo, 2012, ma una manifestazione come questa Giovanni Verducci si realizza quando c'è passione, amore, impegno e soprattutto sinergia di tutte le istituzioni. Senza sinergie e senza la collaborazione di tanti che magari anche senza averli nominati ma ci hanno dato una mano tutti, è chiaro che non si possono raggiungere o comunque portare degli atleti che la famiglia, che Mimmo Carone ci hanno fatto arrivare qui a Monte San Giovanni, quindi speriamo per l'anno prossimo insieme alla collaborazione tecnica della FIDAL di poter creare un qualcosa in più, creare un qualcosa di rosa per la gara, che vorremmo pensare anche al femminile, ovviamente con i tempi e con i modi che la FIDAL ci darà e con Carmelo Ambrogio, il direttore tecnico della gara, e allora vorremmo pensare di portare anche delle atlete italiane e straniere, arricchire ancora di più quello che è il cast tecnico. Bene, chiediamo scusa di questi problemi, ma non sono problemi derivanti dagli amici dell'applicazione, ma sapete che possono inserirsi delle frequenze di cellulari che abbiamo con noi, questo è il motivo. Allora iniziamo la cerimonia di premiazione, il comitato organizzatore ha voluto anche pensare e voler premiare tutti e 17, compreso coloro che hanno dovuto lasciare per motivi tecnici che in una gara agonistica possono sempre accadere, e dunque sarà
Domenico Ambrogio, presidente del comitato organizzatore, a complimentarsi con Giovanni Bellino e Wagner Abdullahi, due atleti, tutti e due specialisti del mezzo fondo, che hanno lasciato per problemi tecnici. Dov'è Giovanni Bellino? Vogliamo fare un grande applauso. Allora, vogliamo fare un grande applauso a Giovanni Bellino, perché Giovanni Bellino, attenzione, Giovanni Bellino è stato campione italiano, giovanissimo, è nato nel 88, ma campione italiano quando era allievo, campione tre volte da junior e promesse di 800 metri, non conosceva questa gara e come poi la gara dei suoi colleghi mezzofondisti ha verificato, perché Shaq Moore questo ci ha detto, non era assolutamente per mezzofondisti. Complimenti Giovanni Bellino, terzo in Italia quest'anno nei 1500, gara un po' sfortunata ma di insegnamento, è Domenico Ambrogio che si complimenta con Giovanni Bellino della Firenze Marathon, che tra qualche settimana vestirà i prestigiosi colori delle Fiamme Gialle, i colori di Iuri Floriani, i colori di Mimmo Cagliandro. E andiamo, proviamo a riprendere. Esatto, se rimani con noi magari ti diamo un pochino più spazio. Ecco, è arrivato, c'è anche l'atleta senegalese Abdoulaye Wagner, Senegal, ha tre magnifici bambini, da tanti anni risiede in Trentino, è uno specialista negli 800 metri, vanta dei tempi mondiali, 1,46 nei 400, 1,45 qualche anno fa negli 800. Chi non si intende di atletica, forse magari questi numeri non dicono nulla, ma è uno dei più forti, è stato qualche anno fa uno dei più forti al mondo, ha partecipato ai campionati mondiali a Berlino 2009, alle Olimpiadi di Pechino 2008, ma come Giovanni Bellino, un ottocentista, trova difficoltà. Ancora Domenico Ambrogio a ringraziare la prestigiosa presenza di Abdoulaye Wagner, Senegal. Si riaccomodate cortesemente. In quindicesima posizione per il Violetta Club di Lamezia, premiato da Giulio Tetto, del componente gruppo giudici gara della FIDAL nazionale. Per Violetta Club di Lamezia, Francesco Cuzzocrea, il vigile del fuoco volante, è stato battuto e sarà sempre Giulio Tetto a premiarlo, dal ferroviere volante, compagno di squadra di Francesco Cuzzocrea del Violetta Club, Francesco Monti. Eccoli i due amici del Violetta Club, vigili del fuoco, battuto dal ferroviere volante. In tredicesima posizione, una grande storia la sua, che ha dato tante soddisfazioni ai colori azzurri, premiato dal presidente dell'associazione minatori di Motta San Giovanni, Francesco Genovese, per l'Anzicola Cagliari, Ferdinando Vicari, un passato da campione azzurro nel 3000 con il gruppo forestale dello Stato, davvero Ferdinando Vicari ha scritto la storia del mezzo fondo italiano. Ferdinando Vicari, che ora non è ancora diventato un atleta amatore master, però è un papà felicissimo, ed ecco le sue splendide due bambine che con lui sul palco di Motta San Giovanni. In dodicesima posizione, premiato da Don Severino, parroco di Motta San Giovanni, per il Marocco, Bibi Amato. E in undicesima posizione, premiato dal direttore di corsa del trofeo Francesco Verducci, Carmelo Ambrogio, per il Violetta Club, Filippo Lo Piccolo,
il primo dei 40.000, il ventesimo dei 40.000 partecipanti alla maratona di New York, il primo europeo, il 7 novembre 2010 alla maratona della Grande Vila. Pensate che atleti prestigiosi sono qui a Motta San Giovanni. In decima posizione è stato davvero la sorpresa, premiato dal presidente del comitato provinciale della Federazione Italiana di Atletica Leggera di Reggio Calabria, Luigi Gangemi, per il Kenya Nicodemus Pivot. Nono classificato e premiato da Giulio Tetto, componente della commissione nazionale del gruppo giudici gara della FIDAL, per l'esercito per l'Italia, Giglio Iannone, già campione italiano nel 2005 a Grosseto nel 2010, ottavo classificato. È premiato dall'assessore Giuseppe Benedetto del comune di Motta San Giovanni, per il Marocco, per la Rocco Scodellaro di Matera, Zaid Issan, come Nicodemus Pivot, non doveva venire in ottava posizione perché era nato per componente la quarti 4 del gran finale. In settima posizione e naturalmente premiato dal professore Ignazio Vita, presidente del comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, e lo fa immagino con tanto tanto entusiasmo, per la Icaro di Reggio Calabria, la grande sorpresa di questa sera, Costantino Consolato, l'atleta dei 5.000 allenato da Felice, un atleta che può correre gli 800, i 1.500, i 5.000, abbiamo ammirato a Bressanone lo scorso 18 giugno, ancora una splendida sorpresa, sarà premiato dal vicepresidente della Proloco, Armando Astolfi, l'atleta siciliano che si è classificato in sesta posizione, per l'APB Bagheria, Giorgio Scialappa. Altra grande soddisfazione, Giorgio Scialappa, quinto classificato. È premiato dall'assessore ai lavori pubblici del comune di Motta San Giovanni, Rocco Campolo, per il Kenya, Bi Bonifaz Kiprono. Assessore ai lavori pubblici, cortesemente per Salvatore Audino, tra l'altro vi ricordo domani su miletomarathon.it, foto, commenti e tutto quanto, addirittura centinaia di foto. Quarto classificato e premiato dal comandante della Polizia Provinciale di Reggio Calabria, Domenico Crupi, che voglio, comandante, il Pericle d'Oro. Ce lo racconta questo Pericle d'Oro, scusate perché è un'occasione, in quanto è stato un premio nazionale consegnato ieri alla Polizia Provinciale di Reggio Calabria, consegnato ad altre prestigiose, ma sono pochissime, e ce lo racconterà Domenico Crupi, vogliamo sapere le motivazioni e il criterio. Chiedo scusa a tutti, ma questa parentesi la vogliamo davvero fare perché ci teniamo, soprattutto per le motivazioni. Grazie, un premio inaspettato per la Polizia Provinciale di Reggio Calabria, è un premio che non va al singolo, l'ho ritirato io, ma va alla squadra, quindi è un premio che va a una squadra meravigliosa che io ho il privilegio di dirigere, quindi è un grazie a tutti questi ragazzi, uomini e donne, che quotidianamente e costantemente
che sono presenti sul territorio, appunto per portare avanti il messaggio di legalità. È una cosa bellissima, insomma, quando ho ricevuto la notizia di questo riconoscimento non ci credevo, e quindi un grazie veramente di cuore a tutti quanti, ma soprattutto è un premio che va dedicato, e lo dedico ad un ragazzo dei nostri che in questo momento sta vivendo una battaglia difficile, e quindi noi tutti quanti insieme lo dedichiamo a lui, lo dedichiamo a lui. Grazie. Allora, intanto vogliamo fare una specie di replay, perché a Giorgio Scialappa, a Bonifacio Ciprono e poi vedremo a chi, perché attende il Domenico Gruppi. Adesso vediamo di rimetterci un pochino a posto. Giorgio Scialappa, il sesto classificato, un riconoscimento della regione Calabria a Giorgio Scialappa. Giorgio Scialappa è pronto a riceverla, ecco, prego. No. Comandante Gruppi, la coppa la deve dare. Comandante, la dia a Giorgio Scialappa. Complimenti Giorgio, un replay. E così anche a Ciprono, a Bonifacio Ciprono, dove sei Ciprono? Ancora la coppa che gli viene consegnata Domenico Ambrogio. Benissimo, e ora ci rimettiamo a posto. In quarta posizione ritorna Domenico Gruppi, naturalmente, perché deve ancora premiare il mitico, il giovanissimo, la grande scoperta, che è arrivato quarto. Domenico Gruppi, comandante la polizia provinciale di Reggio Calabria, si complimenta per il Kenya con Julius Rono. E il quarto. E ora i magnifici tre. E prima di premiare i magnifici tre, come tradizione in queste edizioni che ci hanno preceduto del trofeo Francesco Verducci, la FIDAL regionale ogni anno vuol consegnare uno speciale trofeo intitolato sempre a Francesco Verducci, perché Francesco Verducci è stato giudice, è stato dirigente della FIDAL calabrese, e la signora Caterina Triolo, insieme al presidente della FIDAL Calabria, Ignazio FIDAL e Ignazio Vita, si complimenta con Giulio Greve, giudice di gara regionale e fiduciario provinciale di Reggio Calabria, del gruppo giudici gara di Reggio Calabria. Giulio Greve riceve dalla signora Caterina Triolo e da Ignazio Vita, presidente del comitato regionale della FIDAL, questo particolare riconoscimento intitolato al ricordo di Francesco Verducci, questa volta a Giulio Greve. E ora i magnifici tre. L'abbiamo tante volte detto nel corso del... Vi assicuro che è impegnativo. L'abbiamo raccontato tante volte nel corso della serata. È arrivato terzo solamente perché lui è un ottocentista e dunque non un esperto in gare di tira e molla. Ebbene, 2004 giunge per ricongiungersi con la famiglia in Italia, e poi nel 2007 voleva giocare al calcio, invece ha incontrato l'atletica e con grandi grandi risultati. Siamo su 1,46, 1,47 degli 800, solo per dirne una. E ora lo potete andare a trovare, chi va a Milano in Piazza Duomo lo trova e vi offrirà un premiato da Giovanni Gattuso, e presidente del consiglio comunale di Motta San Giovanni, dall'architetto Domenico Squillace, per il Senegal, per la Propatria Sec Mor, Propatria di Milano, con i complimenti di Giovanni Gattuso, presidente del consiglio comunale di Motta San Giovanni, dell'architetto Domenico Squillace.
Zach Moore in Italia per giocare al calcio e poi si è innamorato dell'atletica grazie al bravissimo ragazzo della Pro Patria di Milano. Vince l'edizione 2008, la prima, premiato da Antonio Eroi, presidente del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria, e da Mehmet Gulli, collega di Francesco Verducci, uno degli amici più stretti, compagni di lavoro per tanti anni, per il Kenya, Edward Tukiptanui. È stato il vincitore dell'edizione 2008, la prima, e ora sarà la signora Caterina Triolo insieme al fratello di Ciccio Verducci, Giovanni Verducci, vicepresidente della provincia di Reggio Calabria, assessore al bilancio. È un grande momento questo, l'abbiamo vissuto qualche minuto fa agli ultimi metri, quando il pubblico meraviglioso di questa sera di Monte San Giovanni ce l'ha anticipato la gioia. Signore e signori, per la prima volta qui a Motta San Giovanni abbiamo l'onore di vedere al primo posto il campione italiano 2010-2011 dei 3000 siepi, uno degli atleti azzurri più forti in esercizio ora, il ricordo di Mimmo, di Cosimo Caliandro. Il ricordo e in onore di Francesco Verducci ha regalato all'Italia, a Motta San Giovanni, alle Fiamme Gialle, il successo qui a Motta San Giovanni, Yuri Floriani. Il trofeo che viene consegnato dalla signora Caterina Triolo e dal fratello Giovanni Verducci è stato donato dai suoi compagni di lavoro, i dipendenti comunali di Motta San Giovanni. Giovanni, giratevi di qua. Giovanni, Giovanni. Nella mente, nell'emozione. Tra l'altro oggi per te è una giornata particolare, ce l'hai detto questa mattina, la tua piccolissima per la prima volta si è tuffata nelle acque di Cefalù, è vero? E tu gli dedichi, immagino, insieme a Cosimo, questa bella giornata, perché magari se hai voluto venire a Monte San Giovanni potevi stare con lei, ma domani con questo compone chissà quante cose ti racconterai, però oggi porta fortuna. Questa è l'estrazione, vero Giovanni Verducci, ce lo racconti? Perché c'era un sorteggio oltre ovviamente alla pesca di beneficenza, per tutto il ricavato va per prendere in mano il Casillas in Sudafrica. Ci sono mi pare tre premi, il primo il televisore, il secondo il troller, il terzo un cesto di forze profonde. Ecco, vi ringraziamo per aver dato il vostro contributo per le opere missionarie dei padri Comboniani, di Padruel e Casillas. Allora, Yuri Floriani, dovete però fare in modo che lui possa fare l'estrazione. Il primo è il cesto, il primo numero è il cesto di prodotti tipici. Vediamo numero. Il colore è verde e il numero è... qua è un problema. Ah. E il numero colore verde vince al cesto numero
7 c'è? 7 verde, mentre il numero che estraiamo ora, secondo premio, il troller per i lunghi viaggi che vi auguriamo, colore è arancione, c'è anche scritto il 9, bellissimo, il numero è 38 ed è Federica Calabrò. C'è Federica Calabrò? Ma è sempre così, nelle estrazioni non c'è mai l'interessante. Federica Calabrò c'è? Federica? Ti vogliamo far viaggiare nel mondo. Allora, attenzione, Yuri Floriani regala un bellissimo televisore al numero 10 e ci abbiamo un numero telefonico. Francesco Minniti, il numero è, chi lo volesse avvisare, 0965 711 783, numero fisso di Telecom Italia. Allora, non c'è neanche lui, televisore, è il televisore, è il televisore, niente, glielo mandiamo a casa dovunque esso sia, vero? Allora, una foto di gruppo per questa serata. Ciccio Verducci ci guarderà assolutamente dall'alto, ma la Proloco, poco prima che terminiamo con la foto di gruppo, consegna alla famiglia di Ciccio Verducci, alla signora Caterina Triolo, una targa che possa essere davvero di ricordo e di affetto, di emozione, appunto rammentando l'opera, l'amore per l'atletica di Ciccio Verducci. Allora, con le anticipazioni di Giovanni Verducci, fratello di Ciccio, e il 2012 sarà, ce l'auguriamo tutti, oltre all'anno delle Olimpiadi, ricordiamo Londra 2012, speriamo che l'Italia porti tanti atleti e soprattutto che risorga questa atletica azzurra, auguriamo a Yuri Floriani e anche ai giovanissimi magari di esserci. Yuri, ti vedo un po' per questo. Ebbene, le novità saranno davvero tante, la data non ve la diciamo, molto probabilmente la prima domenica di agosto, ma ci sarà la grande novità che vi permetto di confermare, se Ignazio Guida mi dà il permesso, se Giovanni Verducci mi dà il permesso, ebbene, lui l'ha accennato, perciò ho questo permesso, ci sarà un'americana, sempre ricordo di Ciccio Verducci, rosa, e cioè riservata anche alle migliori donne italiane della corsa di mezzo fondo e di tutto, vero Giovanni? Mi sono permesso. Beh, io allora, visto che il mio caro amico ha svelato tutto, vorremmo anticipare che l'americana femminile sarà fatta a Lazzaro insieme agli amici di Lazzaro, insieme alla Proloco di Lazzaro di Monta, insieme a chi vorrà esserci vicino, lo faremo su un percorso che Carmelo Ambrogio insieme alla FIDAL stabilirà e sarà fatta a Lazzaro. Io prima di ovviamente il sabato precedente alla domenica in cui ci sarà a Monta poi il trofeo, la gara al maschile come quella in questi anni. Io, a conclusione di tutto, voglio ringraziare Ludovico per la sua grande amicizia, la sua grande competenza, la sua grande partecipazione che fa vivere la gara in un modo straordinario. Vorrei ringraziare Mimmo Canone per la sua immancabile presenza e quindi collaborazione, perché sennò forse tutto questo non sarebbe possibile. Ho il ringraziamento alla FIDAL e a Ignazio Vigna, a tutto il comitato regionale e provinciale, un ringraziamento a tutti gli enti, la Regione Calabria e Provincia in particolare, per il loro contributo per la manifestazione, un ringraziamento fortissimo a Mimmo Gruppi, comandante provinciale, comandante della Polizia Provinciale, agli uomini della Polizia Provinciale che ci custodiscono la gara in maniera impeccabile, insieme ovviamente alla Polizia Municipale di Monte, ai Carabinieri della Stazione di Lazzaro,
e poi a tutti gli amici presenti, a tutti i concittadini che hanno voluto dare la loro presenza a questa manifestazione. Ovviamente ringrazio anche, ma l'aveva già fatto prima Lodovico durante la gara, l'associazione SADMAT e il dottore Sant'Ambrogio che ci hanno assistito con le ambulanze, il dottore Nino Verducci, il dottore Enzo Di Giuseppe e il dottore Cogliandro che hanno dato la loro partecipazione anche sanitaria durante la gara. Non c'è stato bisogno, però erano presenti e pronti ad essere utili per la causa. Per cui non mi pare di aver dimenticato nessuno, grazie a tutti, se ho dimenticato qualcuno, grazie a tutti e arrivederci l'anno prossimo con la quinta edizione, più piacendo, quinta edizione della Trofeo Verducci. Meraviglioso pubblico di Motta San Giovanni, protagonisti siete stati davvero voi, questo meraviglioso pubblico che ha regalato una grande emozione e non ci dimenticheremo mai il gran finale di Iuri Floriani. Un arrivederci, come ha ricordato Giovanni Verducci, all'edizione 2012. Una buona serata. Erano matte a fare questa salita. Viva Motta San Giovanni! Viva Motta San Giovanni! Sempre! Oh. Ciao Mimmo, buonanotte! Mimmo! Bravo! Oh, vedo bene il giornale del consumo, eh! Ieri mi sono rivisto in quella cosa, quella sequenza fotografica. Ah, così no, buona però, complimenti. Scomparivo presto, cari. Ma da formare un caro, non l'avete vedo lui. No, lui arriva adesso dalla gara. Campione. Ti hanno squalificato. Se avessi vinto non avresti avuto da tutti qua. Questi elogi sicuramente. Grazie. Va bene. Vi saluto. Buonanotte a tutti. Ciao.